Buongiorno a tutti, Sebastiano, buongiorno. Enrico. Sta è una nuova giornata di pesca. Ieri, dopo il temporale, le carpe veramente sono entrate in alimentazione, in attività. Abbiamo preso un sacco di pesci. La notte invece è stata molto più tranquilla, vero Enrico? Si sono fermate. Sì, dopo il tramonto, verso le 9, 9 e mezza, l'attività si è praticamente placata. Sì. Questa mattina abbiamo una condizione climatica completamente opposta, abbiamo del vento che tira da nord, sole, alternato nuvole. Potrebbe essere una giornata particolare, sicuramente differente da quella di ieri. L'attività potrebbe sicuramente decrementare. Però noi siamo qua, continuiamo a pescare, sempre due approcci differenti. Enrico col barchino, le canne da 10 piedi e io invece con le bombette, con gli stick mix, lanciando a lunga distanza. Abbiamo questo approccio doppio, ha funzionato ieri, perché non riproporlo appunto oggi. Stamattina, appena ricalate le canne, abbiamo avuto subito una partenza nel sottoriva vicino a una legnaia. Purtroppo l'abbiamo persa a pochi metri dal guadino, però ci fa ben sperare per la giornata, insomma. Ieri sera abbiamo terminato la puntata, l'episodio, parlando di esche, di pellet, di pasturazione, e adesso ricominciamo a bomba tornando proprio su quell'argomento. Poco fa abbiamo menzionato le differenti tipologie di pesche a cui stiamo approcciando sia io che Enrico, e vi vogliamo far vedere cosa stiamo utilizzando. Qua alla mia sinistra abbiamo una bombetta ben eseguita per il lancio lungo, riempita con del micro pellet al pesce, nello specifico lo Strategy Fish Meal Pellet, nella versione più chiara, più scarica, che è il Natural Light, o nella versione più carica, la versione nera, che è il Fish Protein. Mentre Enrico, grazie all'approccio con il barchino, sta utilizzando un pellet che a nostro avviso è fantastico, è il Super Fast Pellet di casa Reactor Base, disponibile in tanti colori, in tante aromatizzazioni, che ha la caratteristica di avere una dissolvibilità veramente veramente veloce. Ce ne sono appunto tantissime tipologie. Qui ad esempio in mia mano abbiamo quello al Tiger Nuts. Si scioglie veramente in tempi molto rapidi ed attira le carpe nello spot di pesca in una maniera veramente eccezionale. Quando invece andiamo a parlare di boilies, di pasturazione con le boilies, abbiamo la linea premium di casa Reactor Base. In questo caso abbiamo optato per le Banana Fish nella versione 20 mm e 15 mm. Un Beer Fish Mix, quindi un mix al pesce con del beer food aromatizzato alla banana. Anche questo ha reso veramente veramente bene fino a questo momento. Quando andiamo ad integrare la nostra pasturazione a base di pellet, soprattutto con il barchino ma anche con lo spomb, andiamo ad addizionare. Ecco che è partita la canna di Enrico in direttissima. Questa è la seconda partenza di questa mattina, sempre sulla medesima canna. Sto combattendo la carpa con le nuove canne di casa Maver e Reactor Bite, le Carp Force da 10 piedi, libraggio 3,25, non dovendo lanciare ma calando col barchino sono perfette, molto più maneggevoli, leggere. Questa è una canna molto bella, sviluppata quest'anno, con una curva, come potete vedere, veramente particolare, progressiva, nello stesso tempo un attrezzo molto potente grazie al carbonio ad alto modulo e ad alta resistenza. Il manico in full cork, anelli a doppio ponte per quanto riguarda il primo e tutti a ponte singolo per quanto riguarda gli altri fino alla cima. Canna è molto bella, molto presata in ogni minimo dettaglio, è veramente funzionale sia per chi cala in barca direttamente dalla barca, sia per chi usa il barchino, per chi ama la pesca stalking, ma anche per lanciare. Con che boilies stavi pescando qui, Enrico? Allora, qui ho una piccola boilies da 15 mm. Oh, eccola! Banana fish alleggerita con chicco di mais
Rosa ho visto. Rosa, sì, della linea Ultramites. Andiamo a mettere sul materassino questo bel pesce, lunghissimo tra l'altro. Nel frattempo che Enrico ha guadinato, abbiamo guadinato l'altro pesce, io ho ferrato con le sue canne, sempre con le Force Carp, un'altra carpa. Adesso vi facciamo vedere queste due catture e poi torniamo a parlare di esche e pasture. Una bellissima doppietta arrivata praticamente insieme, due catture meravigliose, anche dalla mole interessante. Grazie alla strategia di Enrico targata canne da 10 piedi, nuove di casa Maver, barchino e nuova pellet a scioglimento rapido. Vi stavo raccontando della nostra pasturazione combinata quando abbiamo avuto praticamente una doppia partenza e vi stavo descrivendo la nuova Lazy Amp di casa Reactor Baits, disponibile in tre differenti gusti: naturale, come questa che ho in mano io, fruttata e alle spezie piccanti. La utilizziamo per andare ad integrare la pasturazione con il Fast Pellet in questo caso, ma non è PVA friendly, tuttavia può essere utilizzata anche all'interno di sacchettini PVA, PVA bags oppure retine in PVA grazie all'utilizzo e all'aggiunta di un po' di sale, il quale fa in modo che il nostro PVA non si sciolga, pur utilizzando un elemento, un additivo umido come la canapa. Sui miei mulinelli per i lunghi lanci ho deciso di utilizzare dei fili di casa Smart, nello specifico l'Heavy Duty, che è il nuovissimo ideato e studiato appositamente per la pesca della carpa o dei pesci grossi nelle tecniche del metodo, dello specimen o del carp fishing. Tanti diametri disponibili, dallo 0,16 allo 0,38 mm ed è ideale, un filo veramente creato contro l'abrasione, con una grandissima tenuta al nodo, un colore nero opaco ed è appunto la scelta perfetta per ogni carpista. Sugli altri mulinelli sto utilizzando invece il Green Power Fluoro Coated, un Green Power Fluorine. Anche questo è un filo pregiatissimo di casa Smart, ideale per i lunghi lanci e ha anche la copertura in fluorine per renderlo maggiormente invisibile, ma anche questo particolarmente resistente all'abrasione. Anche qui i diametri disponibili sono tantissimi, dal 14 allo 0,30 mm. Ho ferrato questo pesce a circa 90 metri da riva lanciando una bombetta, una PVA bag riempita di micro pellet Natural Light e ho innescato un chicco di mais finto Ultramites di casa Reactor Baits. Sembra un bel pesce, tra l'altro ha un comportamento molto anomalo perché sta puntando tutta l'ansa alla mia sinistra prendendo filo che finora non era mai capitato. Credo abbiate visto bene la partenza in diretta dal drone, perché ce l'avevo praticamente sopra la testa quando è partito questo pesce che non vuole fermarsi. Sto utilizzando un mulinello Darkside 10.000, ideale per i lunghi lanci come quelli che sto facendo, ma anche per distanze ancora più ragguardevoli, riempito in questo caso dal filo Heavy Duty Carp della misura 0,25 mm. La canna che mi aiuta in questi lunghi lanci e anche in questi combattimenti particolarmente impegnativi è la nuova Heavy Duty Carp, disponibile in tante versioni. Nel caso di specie sto utilizzando la 13 piedi 3 libbre 75, che mi aiuta nei lanci veramente lunghi, potenti ma anche precisi.
catturata, come detto poco fa, con una bombetta, una PVA bag, e eccolo qui, l'Ultra Mites di casa Reactor Bait, dipato nella misura XL. Bella carpa che mi ha fatto morire nonostante la mole non sia gigantesca. Certo è molto molto lunga, una resina molto potente. Adesso andiamo subito a liberarla. Bellissima cattura, anche questa PVA Bex, bombetta e Dambix bilanciato. Partita, è partita un'altra! Abbiamo ferrato praticamente tre carpe quasi contemporaneamente. Avevamo un po' il timore che questo cambio meteorologico portasse un'apatia delle carpe, invece niente, siamo riusciti a continuare più o meno sull'onda di ieri. Due bellissime catture, avvenute anche queste in contemporanea, quasi anzi in tripletta. E gli diamo subito la libertà, Enrico. Uno degli inneschi più efficaci quando si pesca in cave come questa, in pescate in sessioni come questa, è sicuramente il mais artificiale, perché si presenta molto bene all'interno delle PVA bags, delle bombette o come innesco all'interno degli stick mix. E resiste molto bene all'attacco, tra l'altro, di gamberi, qualsiasi altro tipo di piccolo pesce bianco, tartarughe, eccetera, eccetera. Noi di Reactor Bite lo presentiamo in tantissimi gusti, in tantissime versioni. Qui ho solo quattro esempi davanti a me, ma in realtà ce ne sono molto più aromatizzazioni, molto più colori, e dentro ad ogni vasetto che risulta aromatizzato e dippato ci sono due misure di mais. La misura XL, che è quella più grande e che prende il colore a seconda del tipo di aromatizzazione. Il giallo che vedete ad esempio è uno Scopex Cream, il rosa che vedete è un Fruit Blend. Quindi il chicco grande di mais, il chicco XL, prende la colorazione a seconda del tipo di aromatizzazione presente, a seconda del tipo di bite dip presente. Ma all'interno di ogni vasetto ci sono anche dei chicchi piccoli di misura S. Tutti i chicchi di misura S sono sempre di colore giallo. Ultra Mites è sicuramente un'opportunità e un'esca di successo per ogni tipo di bombetta o di PVA bags, per ogni pescatore ed ogni carpista. È che c'è anche la partenza in diretta praticamente. State sicuramente due giorni molto intensi di catture, di esperienze. Questa è l'ennesimo pesce che catturiamo. Siamo in pesca ormai praticamente da 24 ore,
abbiamo preso tutte le condizioni atmosferiche possibili, ma probabilmente anche tutti i pesci possibili. Questa è una bellissima regina che va a coronare e a terminare questa bellissima sessione di pesca con il collega e compagno e socio Enrico Gentilini. Noi vi ringraziamo per averci guardato, ci vediamo alla prossima, sicuramente saremo ancora con voi. Ciao a tutti! Ciao a tutti, alla prossima!